Si torna sul nome della realtà che porterà alla fusione di Pescara Montesilvano e Spoltore. Domani in consiglio comunale a Montesilvano, infatti, ci sarà anche la discussione sulla mozione presentata dalla consigliera del Partito Democratico Romina Di Costanzo per la nuova denominazione che deve essere Nuova Pescara e non solo Pescara. Mozione che quasi sicuramente sarà approvata anche da componenti della maggioranza dell'assise civica. La fusione dei tre territori rappresenta una grande occasione per tutte e tre le comunità e ben lo hanno capito i cittadini che quel 25 maggio del 2014 si sono espressi favorevolmente sul quesito referendario. Ora però è importante che si mantenga altrettanto la volontà popolare rispetto alla denominazione Nuova Pescara, perché la legge regionale 13 che ha abrogato la 26 parla adesso non più di Nuova Pescara come riportato sul quesito referendario, ma di Pescara e la cita per ben 36 volte parlando della piuttosto che del comune di Nuova Pescara, del nuovo comune di Pescara. Ora, quello che potrebbe sembrare una questione puramente semantica, in realtà è una questione essenziale per noi, in quanto la forma è sostanza e va anche a definire quelle che sono le condizioni di un clima di collaborazione, di cooperazione, di unitarietà, di intenti, anche rispetto a quello che sarà invece proprio il progetto Nuova Pescara, sul quale poi dare sostanza di contenuti e di opportunità, affinché questa realtà sia attrattiva. Insomma, prosegue Di Costanzo, bisogna innanzitutto ascoltare la volontà popolare anche sul nome. Perché più volte la Corte Costituzionale ha ribadito con diverse sentenze che non è possibile cambiare la denominazione di un ente comunale senza tener conto della volontà popolare. Domani la mozione di Di Costanzo sarà discussa in Consiglio Comunale a Montesilvano. C'è un'unitarietà di intenti nel voler mantenere e dare fede a quella che è la volontà popolare, proprio perché in questo nome, cioè il nuovo, Nuova Pescara, tiene conto di quelle che sono anche poi il passaggio storico che c'è stato, quindi senza mortificare i territori che vengono a far parte di questa nuova entità metropolitana.